Buongiorno, oggi vi voglio far vedere una cosa particolare. Allora, ieri sera sono andato in porto a procurarmi un po' di esca. Allora, a parte c'è questo bel paurone enorme che già lo metto da parte e qualche, vediamo se riesco a prenderlo, e qualche granchietto, guardate i granchietti di scoglio stavolta, li ho presi in porto, quindi i classici granchietti di scoglio. Guardate. Ho preso anche, aspetta come si chiama che l'ho dimenticato, ho preso anche degli spirografi, che non so se li avete mai visti in quadra, mo, per favore, tipo quei tubicini che hanno quelle setole di fuori, hai visto? Che appena toccate loro vanno dentro. Guardate questo, che bello grande, guardate appena lo tocco, è entrato dentro. Allora, raga, qua in teoria c'è il verme dentro. Allora, questa è un'esca molto particolare, anche perché è difficile da procurarsi. Io ieri sera ho avuto la fortuna che le barche, che c'erano, diciamo, molte barche che non erano ancorate, quindi c'erano le cime buttate così. Quindi sono andato, aspetta, il paguro lo mettiamo qua per ora. Ho tirato le cime e sono venute fuori tutte queste cose che ho dimenticato anche. Guardate, raga, guardate, tra poco, guardate come già esce fuori il verme, guardate, impressionante, raga, guardate che vermone, per la gioia di mia moglie. Che schifo. Opla, guardate che verme, raga. È tipo una sorta di americano. Guardate che bel verme, raga. È diventato bello duro duro. È vivo, ragazzi, è vivo, si muove. È vivo, raga. Allora, questo è un verme, raga, che, cioè, molti non lo sanno che esiste questa esca in acqua. Io sono stato abituato a procurarmi l'esca perché sono convinto che il mare già ci dà tutta l'esca possibile e immaginabile che possiamo pensare, quindi basta ingegnarci e avere un po' di esperienza, diciamo, in materia, e riusciamo a trovare tutta l'esca possibile. Guardate qui, vedete? Altro tubicino. Guardate qui, già il verme già esce di fuori, raga. Guardate qui che vermone. Enorme. Ops. L'ha pure spruzzato. Allora, è enorme, raga, questo. Guarda, questo è enorme, veramente. Come faccio a tirarlo fuori? Guardate qua. E questo era appeso alle cime delle barche. Ora, mi raccomando, andate a distruggere tutte le cime in porto. Guardate, questo è solo un pezzettino. Opla, guardate che vermone, raga. E c'ha queste setole che in pratica sono l'organo respiratorio del verme. Avete visto? Cioè, questo è più piccolino, perché era piccolino il tubo, quello era più grande. Avete visto che vermone? Però anche di colore diverso, guardate che verme. Spettacolare, raga. Mettiamo qua. Altro tubicino. Verme qua è dentro, infiliamo la forbice e lo spingiamo fuori, semplicemente, guardate, questo era piccolo, quindi uscirà un vermetto piccolino. Se avete la fortuna di trovare dei tubicini lunghissimi, ragazzi, saranno vermi enormi. Ancora non esce. Prendete la forbice e lo spingete. Ops, mi è pure In caduto. acqua. La spingete in acqua. Guardate che belle setole che hanno. Cioè, questo è l'organo respiratorio del verme. Guardate che spettacolo, raga. Che poi anche queste setole in acqua daranno tipo l'effetto piumetta. Bellissimo. È un verme che ha molto sangue, come l'americano. Guardate qui, inquadra, mo. Guardate le setole in acqua. Quindi io consiglio di far cadere l'amo sempre qui, in modo tale che queste setole danno l'effetto piumetta. Guardate qui, raga, questo è un verme, eh? Questi sono vermi, guardate come si muovono, sono vivi, ok?
Allora, guardate questo quant'è. Vediamo se... Madonna, raga, questo è enorme. Raga, questo è enorme. Madonna. Io non so come andarlo. Andiamo, faccio così. Taglio un pezzettino. Guardate qua, già esce di fuori il verme, raga. Qua già esce il verme di fuori. Enorme. Guardate qua. Tipo una specie di verme di Rimini, ci assomiglia molto, è caduto. Guardate. Tipo un americano in miniatura, un verme di Rimini. Poi io sono riuscito a trovare solamente quelli piccolini. Se avete la fortuna di trovare quelli giganteschi, raga, qua erano due piccolini insieme. Guardate, ora qua ne esce un altro, guardate. Oppla. Oh. Spettacolo, raga. Veramente, veramente uno spettacolo. E insomma, ragazzi, e questo è tutto. Vi ho voluto fare questa introduzione per farvi vedere questa esca particolare. Ovviamente abbiamo anche questo bel pagurone, un paio di granchietti e qualche sarda ce l'ho sempre. Io qua ho ancora altri vermi da pulire, guardate qui. Poi ho trovato anche una lingua rossa, guardate, aspettate che se la trovo. Una lingua rossa bellissima, viva. Aspettate, ho sentito rumore di conchiglia, rumore di conchiglia. No. Vabbè, da comunque c'è anche una lingua rossa qua dentro che non riesco a trovare. Comunque, dai ragazzi, più tardi vediamo se riesco a farmi qualche ora in pesca. Guardate come si muovono i vermi. Guardate. Ragazzi, sono vivissimi. Spettacolari per l'orata. Dai, a più tardi e vediamo che succede.